Beh, intanto grazie perché tutto questo anche quest'anno è stato reso possibile, soprattutto dopo l'interruzione che sappiamo quanto porta dietro a sé di un tempo veramente complesso, duro. Però se oggi ci siamo vuol dire che sotto la cenere la brace è stata sempre accesa. E anche questa immagine vi vorrei consegnare. Lì dove immediatamente troviamo motivi di scoraggiamento e i nostri amici che stiamo premiando stasera ce lo hanno testimoniato. Non dobbiamo mai far prevalere, direi, il pessimismo e tantomeno, il continuare a tenere il cuore desto. E quindi vorrei ringraziare veramente intanto tutti voi, gli ospiti, che stasera ci, donate. Soprattutto una opportunità di tenere questo cuore acceso. Le testimonianze che noi sentiamo hanno in fondo questa finalità, far vedere come nella ferialità, nella ordinarietà, se riusciamo a custodire realmente un cuore autenticamente umano, si può fare molto e si può fare molto insieme. E io vorrei richiamare eventualmente Rino, se mi date l'opportunità, non so se c'è ancora. Rino, ci sei? Rino Martinez. Rino Martinez, c'è? Sicuramente arriva. Ecco, Rino, perché. Intanto ti voglio ringraziare, tu sai che io sono molto legato anche al Congo che frequento dal 1990 e sono qui perché abbiamo la gioia di dirti che c'è un piccolo contributo che vogliamo dare a te per la tua associazione. Ali per volare, progetto casa alloggio dei medici Congo intitolata al beato padre Pino Puglisi. Io ho avuto modo di incontrare delle persone che mi hanno detto, Don Corrado, c'è questa somma, fai tu e noi siamo sicuri che andrà nelle mani giuste. E quando mi è stata data questa somma, io poi ho aggiunto qualcos'altro, però ho pensato subito a te. Per cui qui ho fatto un bonifico ieri, non è tanto, ma sono 5.000 euro. Quindi. Bella. Che bella sorpresa. Non è tanto, ma sono 5.000 euro. Sono tanti, l'emozione di Rino, bravo, bravo Rino. Questa è una bella sorpresa, grazie di cuore perché sono tanti, perché noi raccogliamo attraverso la carità e Arcivescovo Corrado, insomma, è una persona che dimostra sempre la sua sensibilità. Niente, questo è un gesto importante che ci continua a far sperare che lì in Africa ancora. Quindi la gente invisibile può essere visibile. Grazie di cuore. Non so. Grazie, grazie. Grazie, grazie.